con il rettore dell'Università del Salento Fabio Pollice per presentare oggi un nuovo progetto, Soft and Life Skills, per il post career per gli atleti ma anche per chi lavora nel mondo dello sport, l'impegno dell'Unisalento appunto nei confronti del mondo dello sport in questi anni. Sì, in realtà è un rapporto, diciamo, bidirezionale, di reciprocità, perché da una parte noi sulle soft life skills abbiamo molto da apprendere dal mondo dello sport, lo dimostra il fatto che abbiamo qui, no, il nostro coach della nazionale di volley, Fede Giorgi, e come, diciamo, testimonial di eccezione, perché è lui che introduce questo percorso formativo sulle soft life skills, per cui questo vuol dire che il mondo dello sport ci insegna molto su alcuni dei valori, ma anche degli aspetti più significativi di questo tipo di competenze che ogni studente dovrebbe acquisire per essere più efficace poi un domani nel mondo del lavoro. Efficace la sua proposta nel mondo del lavoro, e credo che questo sia l'aspetto qualificante. Poi c'è il fatto che noi stiamo investendo moltissimo sul rapporto sport e benessere, cioè lo sport come strumento per migliorare le condizioni di benessere dell'individuo e della collettività. E questo lo stiamo facendo sia con percorsi specifici formativi, come ad esempio il corso di laurea triennale in diritto e management dello sport, che è un corso di laurea che riscuote un notevole successo e peraltro attrae studenti da altre parti d'Italia. Questo vuol dire che quando l'offerta formativa è innovativa, incrocia la domanda che proviene dal mercato, un'università come l'Università del Salento riesce a essere molto efficace sul piano propositivo, e questo è un elemento importante. E poi il progetto è un progetto che interessa tutti gli studenti, per cui noi atteggiamo da quello che è il mondo dello sport alcuni valori fondamentali, oggi dicevo, no? Come la motivazione, il coinvolgimento, la capacità di lavorare in squadra, appunto, che sono aspetti fondamentali di molti sport e che vengono trasferiti da questa esperienza all'esperienza accademica universitaria, proprio per completare il quadro formativo dei nostri studenti e delle nostre studentesse. La fiducia che noi riponiamo in questi percorsi formativi, che possono davvero rafforzare le opportunità occupazionali dei nostri studenti e delle nostre studentesse, e questo lo stiamo facendo appunto attraverso questi percorsi, per cui siamo grati anche alla federazione, perché ha questo compito fondamentale, no, di promuovere lo sport, questo sport in generale, insomma tutti gli sport, e farne un motivo di aggregazione, se volete, non soltanto a livello sociale ma anche a livello nazionale, no? L'identità nazionale spesso si ritrova in questi eventi che mettono insieme le diverse componenti del paese. Con Luigi Melica, docente dell'Università del Salento, questa mattina in compagnia di Fefe De Giorgi per presentare un nuovo progetto nei confronti degli studenti e sottolineare anche l'impegno dell'Unisalento nei confronti dello sport e della pallavolo. Sì, verissimo, diciamo che il progetto generale di Unisalento è quello delle soft skills, cioè le competenze trasversali, e tutto questo si inserisce perfettamente in quella che è la nostra offerta formativa rivolta allo sport. Oltre a scienze motorie, che ha già fra l'altro è arrivata alla sua specialistica, c'è diritto e manager dello sport, che continua, diciamo così, ad avere un grande successo anche perché ha tantissimi iscritti fuori dalla regione. Forse anche per l'approccio che abbiamo voluto dare, un approccio non strettamente solo giuridico o economico, ma un approccio fortemente interdisciplinare, un approccio che fa sì che le esperienze straordinarie come quella di un coach come De Giorgi non può arrivare dove è arrivato se non possiede questa interdisciplinarietà, e a volte, come ci diceva lui, gli atleti non si rendono conto nemmeno di averla, ecco, questa interdisciplinarietà che loro acquisiscono per il fatto di essere arrivati atleti ad altissimo livello. Noi come Unisalento diamo la possibilità ai giovani di studiare e di coltivare la loro grande passione sportiva e arrivare anche ai massimi vertici grazie a un regolamento sullo studente atleta che si aggiunge alla nostra offerta formativa fortemente vocata allo sport, ossia un regolamento che permette a tutti gli atleti di avere un tutor e di poter conciliare lo sport con, anche ad altissimi livelli, ripeto, con lo studio universitario. Non è facile, però è anche vero che gli atleti, come oggi ci ha insegnato De Giorgi, per arrivare a massimi vertici devono avere tantissime qualità, e se non hai queste qualità non arrivi, e le qualità ce le hai nelle grandi difficoltà. Loro probabilmente maturano molto prima degli altri se arrivano a certi livelli, e De Giorgi tutto sommato è stato questo nella sua carriera di pallavolista e poi nella sua carriera di allenatore di pallavolo. Addirittura il trapasso non è stato nemmeno drastico, perché ha iniziato ad allenare continuando a giocare. Credo un'esperienza unica, del resto non si vince un campionato europeo avendo a disposizione giovani in così pochi giorni se non si hanno queste qualità.
Fefe De Giorgi, tecnico della nazionale maschile di volley, oggi a Lecce con l'Università del Salento per raccontare insomma il tuo percorso da giocatore ad allenatore a oro europeo agli studenti dell'Università del Salento, un'università che si sta impegnando tanto nei confronti dello sport. Sì, mi ha fatto piacere iniziare questo loro percorso che stanno facendo con le soft skill e life skill, e credo che lo sport da questo punto di vista rappresenta un punto di riferimento. Perché adesso che faccio l'allenatore mi sono reso conto che da giocatore ho applicato, ho imparato tante soft skill, tante abilità, tante competenze trasversali, neanche lo sapevo, e quindi è giusto insomma tirarle fuori. Lo sport poi è un mezzo veramente molto veloce, rapido, per far raggiungere valori e quant'altro, insomma credo che mi è piaciuto molto insomma questo invito, questa possibilità di far iniziare questo percorso a questi studenti. A te chiedo quanto oggi il mondo dello sport sta diventando sempre più un'opportunità anche di lavoro al di fuori del campo per i ragazzi. Sì, è un'opportunità di lavoro, è un'opportunità sociale, è un'opportunità importante che secondo me va sfruttata. E credo anche che chi, come molti dei ragazzi e delle ragazze che fanno sport, devono capire che riescono a acquisire anche capacità che possono sfruttare in qualsiasi momento nel mondo del lavoro o rimanendo, appunto, come abbiamo detto, nel mondo dello sport, che rappresenta una delle tre punti fondamentali, secondo me, della nostra vita, insieme alla famiglia e alla scuola. La chiusura della mattinata affidata al racconto dei 10 giorni che hanno costruito il tuo oro europeo, il tutto racchiuso in un libro che sarà presentato il 3 dicembre a Roma. Sì, ho voluto anche con questo libro, nel quale racconto più che altro il discorso dei valori che ci hanno permesso di raggiungere questo grande risultato, ho voluto insomma mettere un punto su un'esperienza secondo me molto particolare, sia per il risultato sia per come è venuta e soprattutto perché esprime valori positivi, importanti, emozioni importanti, è una cosa che secondo me valeva la pena ricordare e che possa diventare anche una costante insomma nel lavoro che facciamo come squadra e nel rappresentare la federazione.